Ma insomma, mi dica lei se oggi in Italia con questa indisciplina si può viaggiare. Ma piano. Ma non è questione di andare piano, è questione che bisognerebbe viaggiare armati. Ma piano, io. Oh, ma chi sei? E bisogna che sta zitto. Ma come, prima mi fermi, mi chiedi un passaggio, io ti carico e adesso mi fermi. Ma che c'ha, paura lei? Ma vuol vedere come si riaggancia quella fuoriserie, in un batter d'occhio. È evidente che voleva provocare il duello, io li conosco quelli e non gli do soddisfazione. Ma chi sei, Targato Milano? Io mi rimangerei. Vuoi sentire un po' di musica? Che c'è pure la radio? Ecco, non c'ho la radio. Questa è una macchina piccoletta, ma è come una capsula spaziale. 12 transistor, ricerca elettronica delle stazioni, antenna semovente, salsa da sola. Tu sei solo sull'autostrada e la radio rimantiene il contatto col mondo civile. Interrompiamo il programma musicale per comunicare notizie sulla ricerca del mostro dell'autostrada, il pericoloso criminale che negli ultimi 2 mesi ha assassinato ben 12 persone. Sintomatica nell'azione di questo omicida palesemente maniaco è la periodicità della sua azione criminosa. Le vittime sono tutte persone che transitavano... Ma che c'hai sull'occhio? Del sole, noia. De chi? Oggi, come... Noia di vino. Le popolazioni della provincia non erano mica accorti. Vivono nel terrore. C'hai pure uno squarcio. Sono andato sotto al treno. Conoscere il nome della nuova vittima. La polizia e i carabinieri, in una operazione congiunta a vasto raggio, hanno iniziato un rastrellamento capillare. Comunque si invitano tutti i cittadini a dare informazioni e notizie che venissero a loro conoscenza alle autorità. Ammazza, e cuoricchia che? Bisogna assolutamente fermare la mano del... Un calcio di cavallo. Prima che cada sulla tredicesima vittima. Oh, io mi fermo, c'è qualcosa che non va. Riprendiamo ora il nostro programma musicale. Deve essere una cumba. Mi farebbe un piacere, vuol scendere un momento a dare un'occhiata alla ruota? Facci il favore. Io non vedo niente. Tasci che botta! Accostare! Ah, oh! Io lo sapevo che andava a finire così, eh! Ecco là, mi ha sfasciato tutto! Io già godo! Ah, scemo! Imbecille! È sicuro che l'imbecille non è lei? Ah, sorcio, ma che te permetti pure da rispondere? Perché c'hai la fuoriserie e la pippa bianca. Ah, è così, c'ha torto e offende anche. Io offendo per 2 ragioni. Primo, perché c'ho un fisico che me lo permette. Secondo, perché madre natura mi ha dotato di un'intelligenza superiore alla media e uno come te io me lo magno. Senta, lei con quel trabicolo lì non dovrebbe neanche circolare sull'autostrada, lo sa. Quel trabicolo lì è un gioiellino che da 7 anni va come un orologio e solo d'accessori mi costa un patrimonio. Tu piuttosto. Andà a rubare a sta bagnadora. Ma c'è a ridere. Senti, io c'ho un appuntamento importante. C'ho il grano e non posso mica perdere tempo con un morto di fame come lei, ha capito? E allora se c'è il grano, sto morto di fame gli stacchi da segno e gli rifai la macchina nuova. Vabbè, trattiamo, favorisci i documenti. Poi che ragioni, Sorcio? Ma proprio un milanese doveva trovare che gli rifaceva la macchina nuova, no? Vedo a Mattio, Ma dove, io? E la chi? Ma che fai, scappi? Ma guarda sto disgraziato! Hai capito che c'è? Che gente che c'è sull'autostrada! Andò! Brutto Sorcio Martino! Ma come le corna mi fai? Ma io devo rappresso dappertutto, sai?
Potrei pure dire Nando, e lascio me. E invece no, io sono fatto così.